Ciao Davsim, andrò un po' a ruota libera, quindi mettetevi comodi e così, perché dobbiamo veramente parlare di tante tante cose. Questo è il più classico dei giorni dopo e la rabbia ovviamente non è sfumata, anzi si è accumulata. Guai a chi ha dormito e che volevi dormire e come volevi dormire, onestamente. Metto questa maglia, tra l'altro, in memoria dei bei vecchi tempi in cui la Juventus aveva una prospettiva, davvero una prospettiva europea. Con questa maglia abbiamo vinto la Champions, e questa è la maglia dell'anno dopo la Champions, quindi questa è la maglia da campioni d'Europa. E voglio anche prendere un po' le distanze in questo momento da questa società, lo voglio dire serenamente, perché sono qui a commentare il post partita, perché la partita la commento a parte. Ve l'ho già più o meno commentata ieri, appena finita, ma in questo momento volevo soprattutto dirvi la mia e provare a darvi una ricostruzione credibile di quella che è la situazione alla luce delle dichiarazioni di Allegri e di Agnelli, ma anche delle dichiarazioni di Nedved nel pre-partita. E quindi ce l'ho anche con la società, ce l'ho con la società inevitabilmente perché se confermi questo allenatore, come sembra che stia facendo Agnelli, o non hai visto praticamente che cosa ha fatto questo allenatore in questi anni, non guardi le partite, oppure le guardi, le hai viste e ti va bene esattamente questo, cioè è questo quello che vuoi, e cioè che cosa? Vincere gli scudetti e basta. Perché non è possibile dare ancora un'altra opportunità ad Allegri per il terzo anno consecutivo, Cardiff, Madrid e adesso anche in casa nostra, di vincere la Champions l'anno prossimo, perché è chiaro che Allegri la Champions non la vincerà mai. Ed adesso forse è fin troppo facile dirlo, ma non sono quello che lo dice adesso per la prima volta, anzi, chi lo dice per la prima volta saranno altri, non lo so. Io queste cose le dico da Cardiff. Chi ha avuto la bontà di seguirmi da Cardiff, quindi da quasi 2 anni, e vi ringrazio per questo, lo sa che io queste cose le ho sempre dette. Lo dissi subito: non vinceremo mai la Champions e con non vinceremo mai. Parlavo della Juventus, ma parlavo di Allegri e dissi: Allegri se ne deve andare perché il suo ciclo è finito. L'ho detto poi dopo Cardiff, sono stato uno dei pochi a dire questo e a continuare a sostenerlo per tutto questo tempo. Quindi ho avuto ragione, mi dispiace, ma dovrete darmi ragione, perché avevo ragione fin da subito, ho sempre avuto ragione su questo. Il ciclo di Allegri era finito a Cardiff. Poi l'anno scorso io dissi, ma sto qui a ripetere cose che ho detto dopo la partita contro l'Atletico, vi rendete conto? Sto qui a ripetere cose che ho detto dopo il 2-0 contro l'Atletico Madrid. Che cosa è cambiato? Cristiano Ronaldo, purtroppo non dobbiamo ringraziarlo per averci fatto passare fino ai quarti e averci regalato quella serata magica. Non dobbiamo ringraziarlo. Faceva meglio a farsi i fatti suoi. Faceva meglio a fare il Mandzukic della situazione, ma va bene, faceva anche meglio a fare il Dybala della situazione, voglio concedervi questo. Si metteva lì, faceva finta di giocare, corricchiava e amen, ce ne andavamo fuori agli ottavi, era meglio. Perché qualcosa mi dice che almeno con l'eliminazione agli ottavi, Agnelli, i discorsi che ha fatto ieri sera non li poteva fare. E questo allenatore veniva cacciato. Non subito, perché la Juve non esonera un allenatore che, tra l'altro, sta vincendo lo scudetto così in corsa a febbraio, a marzo, ad aprile. Ma certamente sarebbe stata certificata la separazione tra la Juventus e Allegri alla fine di questa stagione. Senza appello, senza ripensamenti possibili. Invece adesso dobbiamo anche tenerci Allegri, cioè. La cosa più grave non è essere stati eliminati dalla Champions, perché non avevamo effettivamente nessuna garanzia di andare avanti o di vincerla. La cosa più grave è che resta Allegri. Non lo sopporto più, ma non perché io umanamente non sopporti umanamente Massimiliano Allegri, perché io da tifoso sono stanco di questo allenatore che non allena e non ha mai allenato. È sotto gli occhi di tutti. Una squadra con questi campioni che non sa mai che cosa fare, palla al piede, ma anche senza palla. Tre episodi. Rimessa laterale alla fine della partita, l'ho detto nel video di ieri, non è possibile che in una rimessa laterale offensiva, quando devi rimontare, non sai a chi passare il pallone, perché i giocatori non sanno disporsi in campo. Cambi, sostituzioni durante la partita, e Emre Can ci mette tipo 2 o 3 minuti a capire dove doveva mettersi in campo, cioè non è automatico, non è automatico. Terzo esempio, non è un episodio, anzi, il terzo episodio non è proprio un episodio, è proprio la partita. Cioè, penso sia stato chiaro a tutti che non riuscivamo a fare due passaggi di fila, non riuscivamo a fare due passaggi di fila, per 180 minuti non ci siamo riusciti contro l'Ajax. Allora, che cosa voglio dirvi sulle parole di Allegri e di Agnelli? Allegri ha detto, ci siamo visti, sentiti nei giorni scorsi con il presidente.
Io ho già preso la decisione da tempo che voglio restare, ho un contratto e non andrò via. Fin qui diciamo che va anche bene perché il contratto di Allegri scade nel 2020, non sta parlando di rinnovo, sta decidendo di restare. Però voglio aggiungere subito una cosa. Tu allenatore non puoi dire io voglio restare, cioè non esiste perché non sei tu a decidere. E allora il fatto che Allegri possa andare davanti ai microfoni a dire io ho deciso di restare significa che fanno decidere lui. Significa che questa dirigenza fa decidere l'allenatore se l'allenatore deve restare o meno, non decide di sua iniziativa per propria valutazione, non fa decidere il campo per quello che si vede, fa decidere l'allenatore, cioè l'allenatore è giudice di se stesso, si autovaluta se va bene o no. Ma dove siamo? Ma quanto stiamo ritenendo più grande Allegri di tutta la storia della Juventus? Cioè veramente oltre quest'uomo non esiste vita? Cioè, veramente se va via Allegri la Juve si sgretola? E allora che cazzo è la Juve? Da dove siamo partiti e dove stiamo andando? Più di 100 anni di storia per fare cosa? Per dipendere da Allegri Massimiliano da Livorno che sale sul cavallo? È ridicola questa cosa. Quello che ha detto Agnelli poi peggiora le cose perché le dichiarazioni di circostanze e di facciata, anche per un discorso di tutelare il titolo in borsa, sono sacrosante, non mi aspettavo che Agnelli andasse davanti ai microfoni a dire Allegri se ne andrà alla fine della stagione, ma non mi aspettavo neanche che dicesse che anche la prossima stagione proveremo a vincere la Champions con Allegri in panchina. Non mi aspettavo che accennasse ad un eventuale rinnovo. Questo no. Questo no. Allora, queste sono cose che mi fanno molta paura. E allora vi dico una cosa: ma mi fanno paura, ma diciamolo, ragazzi. Cioè, stare dalla parte di questo allenatore è stare contro la Juve. Stare dalla parte di questo allenatore è stare contro la Juve. Chi sostiene questo allenatore non tifa veramente per la Juve. Mettetevelo in testa: tifa solo per questo allenatore. Non è possibile. Allegri è il male della Juventus. Allegri è il male della Juventus. È chiaro, evidente. Non nascondiamoci più. Basta. È la verità. Che cosa ha fatto di bene Allegri per questa Juventus? Ha vinto degli scudetti che si vincevano da soli. Si vincevano da soli. Sì, ci ha portato in finale di Champions. Ripeto, io fino a Cardiff do grandi meriti a Massimiliano Allegri perché fece grandi cose. Ma nessuno ci toglie che poteva fare magari anche di più, anche meglio e vincerle quelle finali di Champions. Che non ha avuto la capacità oltre che la mentalità di fare. Dopodiché, dopo Cardiff, non mi venite a dire nulla per cortesia. Dopo Cardiff, 0, 0, 0. Sono due stagioni orribili che stiamo vivendo, orribili. Una Champions orribile l'anno scorso, una Champions orribile quest'anno. Quest'anno con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ha perso il pallone d'oro. Ha perso il pallone d'oro. Io mi aggrappo a questo, mi aggrappo a questo. Perché se Cristiano Ronaldo è insoddisfatto, come ha riferito il suo amico giornalista Edu Aguirre ieri, che era a Torino e che quindi ci ha parlato, allora le cose si smuovono, allora qualcosa viene modificato, o che viene mandato via l'allenatore, o che si riformula la rosa con una progettazione chiara, oppure se ne va lui, se ne va Cristiano. Eh sì, non mi rompete i coglioni, dobbiamo assolutamente accettare questa ipotesi adesso, se ne deve parlare serenamente, perché non mi potete venire a dire che Cristiano Ronaldo è venuto alla Juventus per vincere lo scudettino, perdere la Coppa Italia ed essere eliminato per la prima volta nella sua carriera ai quarti di finale. Cristiano Ronaldo in semifinale di Champions, sempre, sempre dalla stagione 2010-2011, l'ultima eliminazione agli ottavi di Ronaldo, tre volte in carriera eliminato agli ottavi, tre volte, due col Manchester United alle sue prime partecipazioni in Champions, una col Real Madrid alla sua prima partecipazione in Champions con il Real Madrid, l'ultima 2009-2010. Cristiano Ronaldo sempre almeno in semifinale dal 2010-2011. Non mi venite a dire che uno che è un giocatore del genere, recordman in Champions League, 5 palloni d'oro, 5 Champions, è venuto alla Juve per vincere lo scudettino. Non me lo dite per cortesia, perché mi metto a ridere in faccia a voi. Non è possibile. Ha perso la Champions, ha perso il pallone d'oro e a questo punto non ha nessuna garanzia di vincere la Champions l'anno prossimo e il pallone d'oro dell'altro anno. Quindi dobbiamo serenamente dire che Cristiano sta valutando di andarsene dalla Juventus. Poi non se ne andrà, non dico che se ne va, ma che ci stia pensando mi pare evidente. Oppure, se resta, rivoluziona tutto. E allora andiamo allo scontro. Andiamo a Nedved contro Agnelli, che sta contro Ronaldo, che sta contro gli altri. Perché
perché non è possibile. Perché che cosa aveva detto Nedved nel prepartita? Allora, dovete sapere, a chi non lo sa, che Nedved è, diciamo, la mina vagante della dirigenza, o meglio, è la voce fuori dal coro. Perché Nedved fosse stato per lui, Allegri sarebbe stato cacciato da tempo. Questo, chi sta dentro a certe cose, non io, ma persone che conosco, voci che circolano, abbastanza fondate, lo sa. Queste cose si sanno. Chi, quello a cui piace Allegri, non è Nedved. Nedved prima della partita aveva detto: dobbiamo giocare diversamente dall'andata e attaccare di più. Si è visto questo attacco maggiore? No, non abbiamo attaccato di più. Abbiamo attaccato forse un poco in più, ma non abbiamo attaccato. Cioè, hanno attaccato loro, hanno avuto occasioni da gol nitide per farci 5 gol, 6 gol. Ok, quindi che Nedved sia fortemente insoddisfatto di Allegri, di questa Juventus, è chiaro. Ora bisogna capire se sarà cacciato Nedved o sarà cacciato Allegri. Difficile che possano continuare a convivere tutti e due. Ma c'è sempre in mezzo Ronaldo che potrebbe smuovere appunto la situazione. E allora io dico un'altra cosa, diciamo conclusivamente, poi non so dove mi porterà anche il risentimento in questo momento. Se è vero che Agnelli vuole tenersi Allegri, ah, parentesi, abbiamo buttato circa 50 milioni, abbiamo buttato, non qualificandoci alla semifinale e poi eventualmente alla finale, abbiamo perso circa 50 milioni, ok? Oltre a tutto il merchandising che se ne va a puttane, perché voglio vedere chi domani mattina va a comprare una maglia della Juventus tra di noi tifosi delusi, poi ovviamente queste cose passeranno, compreremo le maglie dell'anno prossimo, ma l'entusiasmo se n'è andato, ragazzi, l'entusiasmo è finito, ok? Quindi voglio vedere, tolti questi 50 milioni, ridottosi eventualmente il ricavato del merchandising, voglio vedere se Agnelli si sveglia. Dopodiché, se veramente lo confermano, alla luce di tutto questo, e non sono solo dichiarazioni di facciata, beh, allora è chiara una cosa. La Juventus non ha mai avuto l'intenzione di vincere la Champions League. Mai avuto l'intenzione seria di vincere la Champions League. Ci hanno preso per il culo comprando Cristiano Ronaldo. Che poi diciamo, comprando Cristiano Ronaldo. È Cristiano Ronaldo che è voluto venire da noi. Lo sappiamo bene, è Cristiano Ronaldo che a un certo punto ha detto: voglio andare alla Juve. E la Juve è stata pronta a prenderlo, è stata brava a prenderlo, ma non aveva programmato di prenderlo. Non aveva deciso di prenderlo. Questa società a livello di programmazione è zero. Non abbiamo ancora sostituito Pogba. Abbiamo preso Cristiano Ronaldo perché lui ha deciso di prendere noi. Lui ha deciso di venire da noi. Quindi non c'è programmazione. E allora, abbiamo preso Cristiano Ronaldo, dicevo, il più grande specchietto per le allodole della storia. Una presa per il culo clamorosa, ci hanno illusi. Agnelli, il 13 agosto a Villa Perosa, la Champions deve essere un obiettivo. Ah sì? Se la Champions è un obiettivo, cacci Allegri. Se la Champions è un obiettivo, cacci Allegri. Perché ti ha dimostrato che non è in grado di allenare questa squadra e di portarla agli obiettivi. Si è fatto palleggiare in faccia dall'Ajax, che è una squadra fortissima, ma noi siamo superiori sulla carta. Noi siamo superiori. Non solo perché abbiamo Cristiano Ronaldo. E questa cosa, che la Juve non ha mai avuto veramente l'intenzione di vincere la Champions, lo dico da un anno. Salve, sono qui, sono Simone Absim, sono qui da un anno almeno a dire, dall'eliminazione contro il Real Madrid, la Juve non ha mai avuto veramente l'intenzione di vincere la Champions. E ho detto anche un'altra cosa, a rischio di risultare antipatico, ma non me ne frega, perché tanto mi sono preso merda in testa per mesi per avere detto cose che si sono rivelate adesso vere. E i cari signori che mi hanno tirato merda in testa non solo non hanno mai smesso, non solo non mi hanno mai chiesto scusa, ma adesso dove sono? Dove siete? Allegriani? Dove siete? Eh? A parentesi, col rischio di risultare antipatico, dicevo, l'anno scorso ho detto anche un'altra cosa. La Juve rinnova Allegri? Conferma Allegri? Non saremo mai una big... Ah... Pioggia addosso a Simone Avsim. Ma cosa dici? Non saremo mai una... Ah, hai visto? Abbiamo preso Cristiano Ronaldo. Ti sbagliavi. La combo Cristiano Ronaldo-Allegri, che abbiamo fatto? Cristiano Ronaldo è stato mangiato da Allegri. Cristiano Ronaldo è stato mangiato da Allegri. Ma ci rendiamo conto di quanto... Di che buco nero è quest'uomo? Quanto è in grado di distruggere tutto? Cioè, Cristiano Ronaldo mangiato da Allegri. Divorato. Un campione indiscusso, indiscutibile... Allegri è stato in grado di fermarlo. È un grande allenatore. Per il momento mi fermo qui. Io non ho idea di cosa dirò nei prossimi giorni. Cioè, ho tante cose da dire, non so come. Ve le spezzetterò piano piano. Dobbiamo comunque discutere di tante cose. Quindi, ripeto, mettetevi comodi. Accetto tutti. Accetto anche quelli che sono meno critici. Anzi, io vorrei che qualcuno mi venisse a spiegare a ragion veduta quali sono i motivi per tenere Allegri.
Perché probabilmente, perché magari ci sono, sono io che non li vedo. Purché non siano le filastrocche, ha vinto 5 scudetti, 4 Coppa Italia, ha fatto 2 finali di Champions, perché quelle lì non le accetto. Se non sono filastrocche, possiamo discutere, anzi voglio conoscere quello che io non riesco a capire, e cioè perché questa società vuole mantenere Allegri. Grazie a tutti, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche, mettete like se il video vi è piaciuto, passate in descrizione per seguirmi sui social, soprattutto su Instagram. A presto. E sempre forza Juve!